Sindaco Brandi, a seguito del consiglio comunale aperto di ieri, qual è la sua valutazione su questa giornata importante per Castiglione Fiorentino? Ma io credo che sia stata una giornata positiva, perché finalmente, dopo tanto tempo, si sono messe a confronto opinioni diverse, senza che dall'una o dall'altra parte vi fossero fischi, lazzi o quant'altro. Purtroppo il limite che secondo me ha scontato questa vicenda è stato il fatto di una sorta di dialogo tra sordi. Quando è venuta l'azienda a presentare il progetto al Teatro Comunale, credo che la stragrande maggioranza delle persone che erano presenti abbiano capito ben poco, non perché coloro che esponevano fossero poco chiari, ma perché erano subissati da fischi, urla e quant'altro. Dall'altro lato, nel momento in cui il comitato, devo dire ormai da tempo, ha posto tutta una serie di questioni all'azienda, l'azienda, diciamo, è stata un po' reticente, nel senso che non si è mai espressa direttamente sulle questioni e probabilmente questo ha portato anche, come si dice, a un incancrenirsi della situazione, a cristallizzarsi posizioni che invece ieri appunto al Consiglio mi sembrano che in parte si siano sciolte. Ma qual è il ruolo che deve avere un'amministrazione comunale secondo lei in vicende come queste? Cioè, di fronte anche a una contrapposizione così, diciamo, frontale? Io l'ho detto molto chiaramente anche ieri nel mio intervento al Consiglio Comunale. Il ruolo degli amministratori in queste vicende è quello di arbitri, cioè noi siamo chiamati ad applicare le regole. Esistono in questo nostro ordinamento delle regole ben precise, nel senso che un'azienda ha il diritto di presentare un progetto industriale, i cittadini hanno il diritto ovviamente di contestarlo, ma un'amministrazione comunale ha il dovere, in questo caso, di portarlo negli organi preposti, che si chiama conferenza dei servizi, dove verranno ovviamente vagliate tutte le opzioni, quindi dal problema dell'impatto ambientale, dal problema dell'impatto sulla salute, il problema dell'impatto paesaggistico, quindi valutare i pro e i contro, alla fine si tirano le somme e si dice un sì o un no. Chiedere, come è stato fatto in tutti questi anni, un no pregiudiziale all'amministrazione, non è possibile, non è possibile perché ovviamente sarebbe un no immotivato, quindi noi dobbiamo avere in mano un progetto, poterlo valutare per quello che è e soprattutto valutare al meglio le ricadute sul territorio. Però esternamente dalla comunicazione fiorentina ci sono sindaci che pare che siano contrari. Lei come spiega queste prese di posizione? Ma io credo che siano frutto in gran parte di cattiva informazione. Ovviamente il sindaco di Arezzo si è espresso non tanto sul progetto in sé, perché credo che non lo conosca, ma si è espresso sulla localizzazione che non lo convinceva. Credo che sia una cosa da dover prendere in seria considerazione. Ho sentito il sindaco di Monte San Savino, francamente la sua posizione mi lascia un pochino più perplesso, perché il sindaco di Monte San Savino ha partecipato, al pari di altri sindaci della Valdichiana, ad incontri anche con l'azienda. E in quella sede non mi sembra che abbia espresso un parere così negativo. Credo che la posizione del sindaco di Monte San Savino derivi più dal fatto di un'appartenenza politica che non a una riflessione seria sulle questioni che un impianto di questo tipo possono porre per la Valdichiana. Lei ci ha parlato di un ruolo di arbitri, super partes, per un'amministrazione comunale, ma in questi anni, in questi mesi, in questi anni, la politica, secondo lei, ha fatto bene o ha fatto male alla questione Saddam? Ma sai, il nostro ruolo, come recita la legge, di imparzialità. La politica deve tener conto di un quadro generale. Il quadro generale dice alcune cose molto semplici, che credo non tutti i cittadini conoscano, ma che in qualche modo sono chiare. Intanto che esistono i certificati verdi, che non l'ha inventato il Comune di Castiglione Fiorentino, che consentono a chi vuole portare avanti impianti basati sulle energie rinnovabili di poter avere dei finanziamenti e dei sostegni pubblici. Questo vale ovviamente per gli impianti come le centrali a biomassa, ma vale anche per il fotovoltaico, per l'eolico, per il geotermico, quindi alla fine è un discorso che vale un pochino tutte le fonti rinnovabili. Dall'altro lato esiste una legge 81, una legge quadro per quanto riguarda la riconversione degli superfici che consente alle aziende di poter riconvertire anche in centrali
per la produzione di energia. Questo è avvenuto un po' in tutto il paese, non soltanto a Castiglione Fiorentino. Basta pensare che il gruppo di Daniel Saram ha 5 zuccherifici dismessi e su tutti e 5 ha presentato progetti di riconversione di questo tipo. Lo stesso vale per la Sfir, lo stesso vale per la Copri B, quindi è un problema di ordine generale. Quindi la politica in questo senso, e parlo, è chiaro, di politica locale, credo che abbia pochi strumenti per impedire questo tipo di processo. Chiaramente poi a livello nazionale il discorso cambia, ma questo ovviamente non attiene al comune di Castiglione Fiorentino. Pochi strumenti, ma non è un po' frustrante a questo punto arrivare a fine mandato e lasciare questa situazione comunque ancora incompiuta, anche se gli strumenti per un'amministrazione sono pochi? Sì, è frustrante, però credo che questi anni non siano anni persi, come qualcuno ha detto. Intanto, se si guarda il punto di partenza e il punto di arrivo al quale siamo arrivati oggi, mi sembra che di cose ne siano state cambiate molte. Si partiva da una potenza, devo dire, incredibile di 50 mega e ormai siamo nell'ordine di una potenza di 19 mega. Si parlava di una localizzazione nell'area dell'ex zuccherificio con tutti i problemi di natura logistica, ambientale che questo poneva, e invece oggi si pone il problema di una delocalizzazione dell'impianto. C'era la questione della linea a legna e la linea a legna è praticamente scomparsa perché non risponde ovviamente ad un bisogno del territorio. C'era soprattutto un fatto, che non tutte le associazioni agricole fino a qualche anno fa mostravano di essere convinte di questo progetto. Oggi c'è un accordo quadro generale con i consorzi agrari italiani per la fornitura della materia prima e soprattutto c'è l'adesione della Coldiretti, che bene o male, che dir si voglia, è in ogni caso l'associazione maggioritaria nel nostro territorio. Quindi direi che qualche passo avanti, anzi direi notevoli passi avanti, sono stati fatti per far sì che questo progetto possa essere, come dire, sostenibile dal punto di vista del territorio. Altra cosa, lo ripeto, è la sostenibilità ambientale, il problema delle ricadute sulla salute, eccetera, che devono essere ovviamente ancora valutati. Cambiamo argomento, passiamo al futuro politico di Castiglione Fiorentino. Dopo 10 anni, giusto, da sindaco di Braglia, adesso tutti si chiedono chi è il successore. Allora, ricoprendo lei anche la carica di coordinatore comunale del Partito Democratico, quindi sicuramente il partito di maggioranza relativa qui a Castiglione Fiorentino, che scelte ha intenzione di fare per la prossima candidatura a sindaco? Ma io credo che ormai lo sappiano anche i Sassi che io personalmente non sono tra coloro che sostengono lo strumento delle primarie. Questo ormai è un dato che sto ripetendo da tempo. Secondo me le primarie, specie in paesi medio-piccoli come possono essere Castiglione Fiorentino, rischiano di diventare più elemento di divisione che non di condivisione rispetto alle candidature. Per cui credo che in questo senso uno sforzo debba essere fatto per cercare di trovare una candidatura unitaria. C'è un altro aspetto secondo me importante, ed è quello che a Castiglione Fiorentino, come un po' in tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti di questa provincia, il PD non si presenta con il proprio simbolo, si presenta con liste civiche che non a caso nell'ultima tornata elettorale hanno raccolto un grandissimo consenso. Questo sta a significare che ci hanno dato il voto anche cittadini che normalmente alle politiche, alle regionali e provinciali scelgono di votare per il centrodestra. E credo che questo sia il punto di forza, cioè riuscire a costruire liste e ad avere candidati che siano davvero rappresentativi della comunità. Questo è lo sforzo che noi dobbiamo cercare di fare anche a Castiglione Fiorentino. Poi dentro questo quadro ovviamente ci sta anche una politica delle alleanze, perché sarebbe sciocco pensare che dietro le liste civiche non ci stanno anche i partiti. Chi dice questo dice ovviamente una cosa non vera. E quindi noi partiamo da quella che era la lista di Insieme per Castiglione di 5 anni fa, con un obiettivo, e questo lo dico molto chiaramente, di allargare il consenso, di allargare la partecipazione, in particolare per quanto riguarda il centro politico, che io giudico una forza importante anche qui a Castiglione Fiorentino, ma non fermarsi solo al centro. Io credo per esempio, in questo forse, come dire, vado un po' fuori da quelli che sono gli schemi che anche il mio partito ha seguito fino ad oggi, credo per esempio che regalare per intero la Lega al PDL in Toscana sarebbe un errore. Quindi bisogna cercare di allargare al massimo le alleanze, i consensi e soprattutto ragionare con la parte viva della società castiglionese.
prima le alleanze e poi il nome del candidato o viceversa? Ma le due cose secondo me vanno anche insieme. Io rivendico, questo lo dico molto chiaramente, per il partito di maggioranza la possibilità di indicare il candidato. Se poi anche gli altri hanno, come dire, candidati da mettere sul piatto, bene, siamo qui per discutere, non è che diciamo è il nostro e basta, noi siamo, se ci sono candidati migliori che si facciano avanti. Ma secondo lei tra quante settimane, quanti giorni? Ma io credo che più passa il tempo e più ovviamente i tempi si stringono, perché ovviamente non è che possiamo presentare il candidato a sindaco gli ultimi 15 giorni, quindi credo che dobbiamo fare presto e soprattutto dobbiamo fare bene, perché è chiaro che anche la discussione all'interno dei partiti non è mai una discussione semplice e facile, quindi dobbiamo cercare di arrivarci però con il massimo di unità possibile. Secondo lei è meglio un nome in continuità con l'amministrazione di questi anni o un rinnovamento più forte anche per lo stesso candidato a sindaco? Bah, ogni scelta, come dire, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io ritengo che ci sia anche bisogno di cambiamento. Penso in particolare, al di là della candidatura a sindaco, per quanto riguarda la lista. Io credo che ci sia bisogno di avvicinare di più i giovani alla politica. L'esempio che viene dato a livello nazionale è un esempio pessimo, cioè chi ha voglia di avvicinarsi alla politica oggi lo fa con grande riluttanza. E quando mi riferisco agli esempi, non mi riferisco ovviamente soltanto alla situazione in cui in questo momento si trova il Presidente del Consiglio. Io penso che anche le primarie di Napoli in questo senso non è che siano un bel esempio per quanto riguarda la politica. Quindi credo che bisogna avvicinare i giovani, perché i giovani sono portatori di idee nuove e io credo che anche nei nostri paesi, nelle nostre cittadine ci sia bisogno di novità. Se fare l'amministratore vuol dire tappare qualche buca, mettere due lampioni o assicurare che tutti i giorni venga ritirato il sacchetto in terza urbana, forse non conviene nemmeno votare il sindaco, ci si mette un funzionario e penso che i risultati alla fine sarebbero molto simili. Cioè, qui bisogna essere capaci di pensare un pochino più avanti e in questo senso un rinnovamento secondo me è necessario. L'ultima domanda personale, finisce il mandato di sindaco, dove va Paolo Brandi, cosa va a fare? Beh, intanto io, come dire, nonostante qualcuno non lo pensi, non sono un politico di professione, nel senso che io ho la mia attività, sono dipendente della provincia di Arezzo, per cui alla fine, come dire, posso tranquillamente tornare da dove sono venuto, quindi all'amministrazione provinciale. Non lo so, oggi il problema della selezione della classe politica è molto cambiato rispetto al passato, le dinamiche sono completamente diverse. Io credo però, ecco, di aver avuto una gran fortuna in questi anni, perché ormai sono tanti anni che sono in amministrazione, di aver accumulato tanta esperienza. La posso, come dire, riutilizzare nel mio lavoro, quindi nella provincia, può essere riutilizzata anche in altre situazioni. Quindi alla fine, come si dice, non è che mi preoccupo più di tanto del mio futuro politico. Certo, la politica qualche volta è una specie di malattia che ti prende, no? E quindi è difficile, come dire, liberarsi anche da certe tossine, in questo caso le tossine sono tossine positive, però alla fine credo che il destino del singolo conti leggermente meno del destino più generale di un partito, di un'amministrazione.